Ciao ragazze, rieccomi tornata con un nuovo video. Come ben sapete, quando non mi vedete in viso può essere solamente un video acquisti. Finalmente arriva il video acquisti che vi avevo detto il mese scorso. Quindi ho fatto tante belle compere, sia di fimo che di materiale creativo. Quindi adesso ve lo mostrerò. In allegato a questo video vi metto già un altro video che ho già registrato, quindi in precedenza, dove avevo fatto già altre compere, però non avevo, cioè l'ho registrato giusto in quel momento e l'ho montato, però non l'avevo ancora caricato, e quindi diciamo che lo allego vicino a questo video già che mi trovo e vi faccio vedere tutte le compere che ho fatto. Allora, ho fatto, quindi, già come vi ho detto, sia di materiale creativo sia di fimo, e ho fatto belle spese, diciamo. Allora, la prima cosa che vi mostro è questa scatola di gessetti di questa marca qui. Sono 12 gessetti che mi servivano davvero davvero tanto, perché io gessetti colorati così io non li avevo, così, di tutti i colori, questi qua. Poi passiamo quindi agli acquisti di fimo. Ho fatto una bella scorta di fimo. Allora, il primo colore che vi mostro è questo qua, il Fimo Effect, che è il numero, questo qua 505, che è il colore verde menta. Quindi questo qua. Poi ho comprato due panetti di fimo color carne, che è il numero questo 43, che mi servono perché ho da fare alcuni lavori. Poi ho comprato il classico fimo nero, quindi numero 9. Poi ho preso il Cernit color oro, che io uso per fare i biscotti, quindi vedete, sarebbe tipo un color biscotto, però io lo mischio sempre con il bianco per attenuare sempre il colore. Poi ho comprato questo Cernit qui, che è praticamente tipo il fucsia, quindi questo rosa bello neon. Mi piace tantissimo, però io lo mischio sempre con il bianco per farlo diventare pastelloso. Poi ho comprato, vabbè, fimo bianco, quindi numero 0, bianco, fimo bianco. Poi ho preso il fimo marrone, il chocolate, che è il numero 75, questo qui, il caramello, che è il numero 7, e poi infine ho preso il Cernit translucent, quindi quello là, che quando si cuoce diventa trasparente. Quindi 10 bei panetti di fimo, tutta questa bella spesa di fimo più la scatola, quindi, di gessetti. Questo, diciamo, era gli acquisti di fimo. Adesso passiamo al materiale creativo, che, diciamo, è davvero un botto. La prima cosa che vi mostro come materiale creativo sono queste due cose. Allora, ho voluto prendere questa chiave perché mi ispirava davvero tantissimo e ho già in mente un paio di idee come decorarla, quindi cosa farci vicino. Questa chiave, che come ciondolo, come collana, la vedo bellissima. E finalmente ho trovato questi qui, e io li posso decorare io al centro con il fimo, e l'ho pagato, diciamo, 50 centesimi e 50 centesimi all'una, e l'ho trovato davvero un prezzo ottimissimo. Cioè, questi, se li voglio comprare su internet, tipo costano tipo un botto, e sono davvero bellissime. Poi guardate quanto è grande, cioè è bellissimo, è grandissimo, quindi devo vedere un po' cosa farci. Poi ho preso queste due catene di perle, una rosa e una gialla, che le avevo finite. Poi, per sperimentare, ho preso questa cordicina che voglio attaccarci io le cosine in fimo con le perline. L'ho pensata davvero una bella idea. Ho preso un metro di questa catena qui, che è tipo un color carne, giallino chiaro. Poi ho preso i mancabili chiodini, che io li butto via tipo come l'acqua, mi finiscono sempre subito, chiodinetti. Poi ho preso un metro di catena a pallini. Ho preso queste chiusure, che adesso vi faccio vedere, queste chiusure qui, che sono le chiusure che servono per chiudere questo bracciale qui, queste qua, che si schiacciano così e si chiudono, diciamo, con la pinza qui va il nastrino e si chiudono, quindi queste qui. Poi ho preso questi chance qui, molto 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 carini, cuore, con, diciamo, con
e ci va tipo la chiave dentro, così molto molto carini. Poi appena l'ho vista, un'altra cosa, mi sono innamorata di queste perle. Ditemi voi se non sembrano delle gomme da masticare. Queste qui sono davvero bellissime, ho preso sia così sia con il rosa, così sono davvero bellissime. E tutto questo un euro sempre all'una. E poi ho preso queste bustine trasparenti che sono un po' più grandicelle, perché le avevo un po' più piccoline, mi trovavo un po' male perché le creazioni non entravano bene, e quindi le ho prese così. E niente ragazze, questi erano tutti i miei acquisti. Adesso dopo questo video vi lascio un altro video dove vi mostro altri acquisti che ho fatto, diciamo, precedentemente acquisti. E niente, quindi vi lascio l'altro video. Ciao ciao! Bene, ora iniziamo con le cose che ho comprato. Allora, inizio col mostrarvi questi chiodini. Allora, io mi rifornisco a Napoli, che ci sono dei negozietti, diciamo, di arabi che vendono cose praticamente fantastiche dove non trovo da nessuna parte. Tutto un euro, due euro, eccetera. Allora, questi chiodini li ho pagati un euro, così, vedete, in questo modo. Sono anche belli, belli lunghi e si mettono bene, diciamo, nella creazione. Così qua, questo paccozzo qua, un euro. Poi un'altra cosa che ho comprato è, mi pare 2 metri di questa catenina a pallini. Un'altra cosa che ho comprato è 3 metri di questa catena con le maglie così, diciamo, medie, per fare i braccialetti. Io adoro questa catena, vorrei trovare, diciamo, il rotolo tutto intero. Se potessi comprerei praticamente quello tutto intero, ma non riesco a trovarlo e quindi mi arrangio. Sempre questa un euro a metro, anche quella a pallini un euro a metro. Poi ho preso questo filo qui, che è un filo wire. A cosa serve il filo wire? Penso che lo sappiate tutte. È un filo praticamente modellabile, guardate, è un filo di ferro modellabile, serve per fare tantissime cose, anelli, orecchini, ma io non sono molto brava a fare queste cose, diciamo. E io prettamente l'ho comprato questo perché mi serve per fare le anime, diciamo, delle statuette che faccio, perché io prima del... Io la statuetta ovviamente non la faccio tutta in fimo, ma costruisco l'anima della statuetta con il filo di ferro, quindi il wire, e mi viene solida, e quindi la statuetta con il tempo non rischia di cadere a pezzi, o durante, diciamo, anche la cottura non rischia di cadere a pezzi grazie al filo di ferro. Questo è, diciamo, un azzurrino molto molto chiaro ed è davvero un bellissimo colore, ma le aveva in tanti e tanti colori, verde, fucsia, rosa, erano davvero bellissimi tutti i colori che aveva. È sempre un euro. Poi un'altra cosa che ho comprato sono queste minuterie qui, che si sta scritto qui made with a smile. Apriamo questo qua, vabbè, comunque lo charms è questo qui, questo sole è molto molto bellino, e sta scritto dietro made with a smile. Questi di solito li metto dietro a chiusura del bracciale, mi sembra molto molto carina come idea. Altri charms che ho comprato sono queste stelline qui, e sta scritto sopra just for you ad entrambi i lati. La trovavo molto molto carina, mi piacciono tantissimo questi charms con queste scritte, le trovo molto molto belline. E niente, diciamo che gli acquisti che ho fatto erano praticamente, diciamo, questi, più che altro di minuteria, di un po' di charms, così. E niente, spero che gli acquisti che ho fatto vi piacciono. Per qualsiasi cosa lasciatemi i commenti qui sotto, e vi mando un enorme bacio, ci vediamo al prossimo video. Gamba a te, sarete qua, bye bye.